Io ho 73, come ho detto ai ragazzi che sono entrato nel liceo in un plesso privato, in un edificio privato, mi ritrovo nel 2014 a insegnare in più plessi, sempre privati, e pare che finalmente quest'anno si stia sbloccando qualcosa. Non dobbiamo farci perdere l'occasione finalmente di avere un edificio pubblico della provincia dove questi ragazzi possano finalmente fare lezione come lo fanno in tutte le parti, anche perché non è che bisogna andare molto lontano. Già l'esperienza di Milazzo, di Sant'Agata Militello, la dice lunga sul fatto che avere una scuola con un unico plesso statale è possibile. Se penso che sia venuto il momento, perché Barcellona rappresenta il comune più grande della provincia di Messina dopo la città di Messina. La nostra scuola è sicuramente la scuola più grossa della provincia di Messina, che conta circa 1250 alunni, 180 professori. Finalmente, ecco, il liceo scientifico, e me lo auguro più dei ragazzi sicuramente, potrà avere una sede unica, si può veramente identificare con una struttura, potrà dare ai ragazzi la possibilità di incontrarsi quotidianamente fra di loro, perché in questo momento ovviamente, come tutti sanno, i ragazzi sono dislocati su tanti plessi. Dal prossimo anno possiamo dire che il liceo Medis sarà al Palacultura? Per le comunicazioni che abbiamo fino a questo momento sicuramente dobbiamo essere al Palacultura. È un problema annoso, è un problema di cui ci dobbiamo tutti vergognare, perché la scuola e l'istruzione devono essere al primo posto del nostro fare, del nostro agire. Assieme alle manifestazioni ci deve essere un impegno comune e condiviso, perché è veramente inaccettabile una storia che si trascina da diversi decenni e che via via, anziché aggiustarsi, migliorarsi, è peggiorata. E assieme a queste ci sono state anche le beffe di tante promesse, non ultima quello del Palacultura, promesse infrante.